Dici solo questo. Bella ragazzi, carichi come non mai. Ci sei, prova? Bella ragazzi, cari. No. Bella ragazzi, cari. Oggi ragazzi. Siamo qui con un video incredibile. Con un tifoso del Napoli venuto direttamente dal Giappone, Di Coprio. Ciao. Ragazzi, vi dico solo che ha fatto un viaggio di 30 ore solo per fare questa intervista doppia. No, vabbè, anche per vedere il Napoli, perché oggi con noi sarà lo stadio. Già avrete visto il video, speriamo sia andata bene con la Fiorentina. Mi raccomando, raga, dovete iscrivervi tutti al canale di Di Coprio. Si deve iscrivere, favore, no? Per favore. Perché anche lui fa le reazioni del Napoli molto divertenti. Vedo che tipo di fianco c'hai, cioè, o Maradona, o Giuntoli, o... Sì. Doppietta 2-0, vinciamo 2-0. Per favore, Diego, per favore. Vorrei vincere lo scudetto. Allora, forza Napoli. Quindi è veramente molto divertente. Raga, oggi andiamo a fare questa intervista doppia per vedere chi è più tifoso tra un napoletano a Napoli o un napoletano in Giappone. Quindi napoletano. Partiamo? Sì. Forza Napoli, sempre. Vai. Sono giapponese. Sono giapponese. Nome: Andrea. Hikaru. Cognome: Fusco. Kumakura. Nome d'arte: Fuse Gamer. Di Coprio. Anno di nascita: 28 maggio del 2001. 1977. Dove vivi attualmente? Napoli. Vivo in Giappone, vivo in isola di Ishigaki. Dove ti piacerebbe vivere in futuro? Napoli. Il futuro. Capri. L'ultimo viaggio che hai fatto? 3-4 giorni fa a Milano, in realtà. Questo viaggio a Napoli. Il viaggio che vorresti fare? Vorrei andare in America, perché da un po' che non ci vado. Vorrei andare in Morocco. Perché fai video sul web? Perché mi piace farli ed è la mia passione primaria. Per sostenere il Napoli. Hai mai visto un video dell'altro? Assolutamente sì, mi fa crepare dalle risate. Sì, sempre. Tutto. Cosa ne pensi? È un grande, raga, cioè pensare solo che dall'altra parte del mondo ci siano tifosi del Napoli come lui mi fa troppo piacere. È grande, è grandissimo. Numero uno. Top. Usi di più il computer o il telefono? Il telefono. Computer. Quanti messaggi invia al giorno? Penso tra i 100 e i 200, credo, poi dipende dal giorno. Si Mirko mi rompi palla per 300 a botte. Quanti messaggi? 20. Riusciresti a non usare i social per una settimana? Sarebbe una challenge da fare questa qua. Facciamo una cosa, arriviamo a 100.000 mi piace, lo faccio. Sì. Tre cose che porteresti con te su un'isola deserta. Allora, in primis la mia ragazza, poi penso alla maglia d'Insigne e un pizzaiolo con un po' di farina. Palla, iPhone, ramen. Dimmi una parola in napoletano. Ciao, fratma. Che la festa è un burbato e mammut. Dimmi una parola in giapponese. Come ci va? Konbanwa. Fai sport? Attualmente no, cioè mi dedico più al cibo che allo sport, insomma, dove mi muovo. Sì, calcio. Quanto ami il cibo da 1 a 10? 10. 6. Meglio la pasta o il sushi? Il sushi per me è più uno sfizio, la pasta ti dà più soddisfazione, sono sincero. Sushi. Cosa ne pensi dell'Italia? Come paese, a livello di bellezze culturali, per me non ha rivali con nessuno al mondo. A livello di persone forse stiamo messi un po' male. Mi piace le persone. Cosa ne pensi del Giappone? Allora, io ci sono stato una volta assieme ad Om. Cultura totalmente diversa dalla nostra. Per ambientarmi ci ho messo un po', però devo dire la verità, non mi è dispiaciuta. Sushi. Rispondimi dicendo Italia o Giappone. Si mangia meglio in? Italia. Italia. Si vive meglio in? Italia. Giappone. Si tifa meglio in? È Italia, vai Juve. Napoli, Italia. La nazionale più forte è? Il Giappone, dai mondiali almeno. Giappone.
A proposito di calcio, perché sei diventato tifoso del Napoli? Perché in primis sono nato in questa città, la mia famiglia è quasi tutta napoletana, mi sono fatto influenzare, devo dire la verità, però vedendo giocate in primis di Cavani, tanti talenti, mi sono innamorato di questa maglia. Quando ho cominciato a giocare il calcio, Diego giocava a Napoli, il mio idolo. Quanto è importante il Napoli nella tua vita? La devo mettere per forza nella top 3 delle cose più importanti. Tutto, tutto, tutto. La sangue. Allora facciamo un po' di domande. Contro quale squadra Osimhen ha segnato il suo primo gol in stagione in Serie A? Udinese, Sampdoria o Cagliari? Forse col Cagliari. O col Cagliari o Udinese. Non mi ricordo qual è la partita. Penso... dico Cagliari. Udinese. Chi è il vice capitano del Napoli? Ospina, Mertens o Koulibaly? Koulibaly. Koulibaly. Che numero di maglia ha Tuan Zebe? 33, 3 o 15? 3. 3. Quanti anni ha Luciano Spalletti? Più di 60, meno di 60, 60. Spalla a caso perché non lo so, mi dispiace mister. Però io, per il bene che gli voglio, gli do meno di 60 anni. Meno di 60. Se ti dico Forza Napoli, come mi rispondi? Sempre. Sempre! Come esulti ad un gol? Sì! Da ragazzi, vamos! Cosa fai quando il Napoli perde? Mannaccia ma... niente. Calciatore preferito del Napoli? Che te lo dico a fare? Lorenzo Insigne, the captain. Caldo. Koulibaly. Calciatore che prenderesti dall'Inter? Barella. Ti posso elencare tutta la squadra. Brozovic, Lautaro pure. Vabbè, un bel po' di geni. Pure Skriniar. Calciatore che prenderesti dal Milan? Mi piace tanto... O Teo o Bennacer, però penso Teo. Teo. Chi vince lo scudetto? L'Inter, a mani basse, voglio fidatevi, lo sto dicendo da 2-3 mesi. Napoli. Come finisce la partita? 3-0. 3-0. Saluta tutti in giapponese. Onegaishimasu. Minamiteru. Saluta tutti in napoletano. Ciao Ayu, ci rimane presto. Forza Napoli! Ciao Ayu. Sono giapponese.